una bellissima storia d'amore vi voglio narrare. Dal vissero felici e contenti ho voluto iniziare. Ma adesso torniamo indietro nel tempo infinito, lì dal momento in cui tutto è partito. Forse abbiamo un po' esagerato e troppo indietro il tempo abbiamo mandato. Ma quanto son dolci questi due pargoletti! Vivevan felici nei loro mondi perfetti. Circondati dall'amore dei loro familiari, crescevano l'uno dell'altra ignari. Poi un giorno le loro strade si sono incontrate, secondo modalità del tutto inaspettate. Basta, ora esco e mi sposo col primo che incontro. Buonasera, sono i primi incontri. Non è proprio così che la storia è iniziata, bensì con una piacevole ed inattesa telefonata. A San Pierniceto c'è bisogno di te, Antonina! A parlare era l'adorata Carmelina. Lei ci aveva visto lungo davvero. Per Giuseppe, Antonina sarà l'amore vero. All'inizio lui, per timidezza, si beccò qualche biasimo. Agli occhi di Antonina sembrava un catapasimo. Ma alla fine decise di darsi da fare per poter il suo cuore finalmente conquistare. Sole a mezzanotte, le diceva ad ogni incontro. Per ogni evento in struttura lui si mostrava pronto. Fino alla fatidica 26esima infiorata, nella quale lui l'ha persino stalkerata. Cosa sia scattato in Antonina non lo sappiamo dire, ma d'amore il suo cuore iniziò ad impazzire. A casa mi accompagna Giuseppe, potete andare, disse agli amici increduli per poterli liquidare. Fu così che le loro vite ebbero una svolta. Quante novità in una sola volta! Divennero dei VIP come principi reali, tanto da finire persino sui giornali. Feste, sagre, concerti ed eventi. Con Niceto TV erano sempre presenti. Amici di Niceto TV, buonasera. Ah, per amore, cosa si fa? Persino diventare capa degli ultra. Purché si mantenga sempre la promessa che ogni domenica non si manchi alla messa. Poi a settembre, in una magica serata, Giuseppe le dedicò una romantica serenata. Antonina e Garrone. Grazie.
cuore dentro al petto gli batteva con ardore, quando in ginocchio le dichiarò eterno amore. E iniziò una folle corsa per i preparativi. Per giungere alle nozze furono tutti operativi. L'abito, gli inviti, il ristorante e la casetta. Tutto fu pronto per questa splendida coppietta. Caro Giuseppe e cara Antonina, oggi siete sposi. Possiate essere sempre felici e radiosi. E mentre siete qui a brindar con tutti noi, festeggiano dal cielo quattro angeli con voi.